Ah no, abbiamo perso. Sarebbe morto anche Gogeta qua. Poco da fare. Kek! Gogeta la damage reduction non serve a un cazzo. Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione JAP. Se avete letto il titolo del video, è quello che proviamo a fare. Spieghiamoci un attimino meglio intanto che iniziamo la run. Fondamentalmente hanno aggiornato l'LVE e l'LGGT con una missione letteralmente stupida. Cioè, meglio dirlo. In realtà sarebbe stata difficile se non ci fossero stati loro due. Cioè, non tanto solo loro due, Gogeta 4 ovviamente i blu. Quella è la cosa. Comunque, come funziona? Semplicemente bisogna completare l'LV e l'LGGT senza usare item. Ecco perché il titolo, fra virgolette. Provate a fare i due nuovi eventi con i blu e devo dire che li scuola. Sì, ma tranquillo. Tranquillo. Le carte nuove distruggono tutto quello che c'è su Dokkan al momento. Non c'ha un senso logico, effettivamente. Non c'hanno un senso logico. No, tranquillo, Re for Fun. Anzi, sapete che in realtà Kid Goku io me lo porterei dietro spesso. Kid Goku sinceramente me lo porterei dietro spesso, ma solo per un motivo. Le orb. Crea quelle orb rainbow. Fine. Crea quelle orb rainbow, ci stanno. Forse me li porterei anche da Goku e Vegeta 4. Tanto sono GT Heroes e sono anche, ovviamente, ed è anche Kamehameha, quindi ci becca comunque il 200%, fa il suo e gli crea le orb rainbow. Cosa più utile per Gogeta che Goku e Vegeta. Le orb rainbow a loro due, questi due non servono. Il GT Bosses con Omega si può giocare. Perché dovresti giocare un team che effettivamente non ha ancora il vero lead? Le tonazioni manco ce le hai effettivamente, fanno quasi tutte cagare. Cioè, il GT Bosses non esiste, fine. Diciamolo per quello che è veramente. Il GT Bosses non esistono. Vedete perché portarsi Kid Goku è buono in realtà. Kid Goku è sempre buono. Sempre PG della Madonna, anche se non è in cosa. Sempre PG della Madonna. Non riesco a completare la SBR Pure Saiyan. Ho un ottimo box, però ho troppa sfortuna per la special. Ti capisco. No, ma ti capisco, può succedere. Può succedere, è brutto, però può succedere. È stato anche uno dei miei problemi con la Corroded la maggior parte del tempo. Non riuscivo a farla perché le prime 5 fasi, o comunque neanche, vabbè, in generale, ogni turno io becco la special. Come cazzo faccio a vincere se ogni turno mi tira la special? Cioè, va bene tutto, però mi sembra un po' troppo esagerato. Sì. Sì, no, ma ora non trasformiamo. Non ha effettivamente senso. Anzi, non trasformandolo, lo facciamo boostare per quei turni che serve. Goku Eve intanto lo teniamo in turno, così è Goku Blu alla fine, che gli serve più damage reduction. Questa si farà più easy. I blu sono Goku, Vegeta, blu del torneo del potere. Devo dire veramente così, perché sennò è impossibile. Sono il vero problema, effettivamente. Erano loro il vero problema. Per fare un evento così sono un problema. Per fare tutte le altre cose non è un problema. Se usiamo l'item, ad esempio, chi se ne frega, li potete portare tranquillamente. Per fare questa run così, con questo team, è meglio altro. Non vuol dire che fanno schifo, attenzione, non ho detto questo, eh. No, perché sempre, come al solito, poi uno dice, ma no, tutti lì ha detto questo. No, non mi rompete il ca. Non ho detto quello. Mago Merlino, non è nessuna missione, è un titolo del cazzo. Cioè, Goku e Vegeta. L'inizio bene con Goku e Vegeta blu, torneo del potere. L'inizio? Non ho capito, Walf.
Li linki bene? Sì, linkano tutto, tranne Tournament of Power. Ah, vabbè, ma siamo sesto turno da loro. Yeah. Quando è un team fatto un 400% di lead. Se creassero una carta Hellfighter C17 che poi si fonde in Super C17 con leader GT Bosses Android sarebbe ottimo. Sì, assolutamente. Ti aspetti tanto dai free to play? Devono essere almeno alla pari con quelli del sesto. Fine. Su chi era la special? Ok. Ok, no problem. Sì, vai nanetto. Vai nanetto. 400% lead sul nanetto, cioè è qualcosa di... Ma perché l'hanno fatto? Ma che senso ha? Sti danni con nessuno che gli linkano, sono ridicoli per me ancora, sono veramente ancora ridicoli. Ultimo turno per loro, però aspettiamo ancora a trasformarli, aspettiamo anche per il prossimo che gli facciano tirare altre special e poi andiamo. Piccon ritorna quando abbiamo Vegeta, a posto. Piccon ritorna quando abbiamo Vegeta. Sì, è Beyond Super Saiyan Debo. Anche Vegeta è Beyond Super Saiyan, però lui ovviamente non ha 400% di lead. Eh beh, volevi 400% di lead su di lui, eh? Lo so. Ai no. Volevi fare ancora le cose più rotte del dovuto. Lui lo trasformiamo ora. No, 20 no, però tanti video dove bullizzo Goku. E anche Vegeta in realtà. No, dal Super Saiyan 2 in poi. O che hanno nella trasformazione un qualcosa oltre il Super Saiyan. Super Saiyan. Effettivamente Kid Goku è Super Saiyan, ma l'active skill c'ha Super Saiyan 4. Beyond Super Saiyan. Debate. No, li trasformiamo. Non ha senso tenerli non trasformati qua. Xo! Vegeta! Sotta regà! Ah. Ka! Saiyajin, c'è Kid Goku dopo, sì, c'è Kid Goku. Nelle active skill inutili che non ho mai attivato seriamente vanno in Super Saiyan 4. Eh sì. No, Saizan. No. Fidati. Kid Goku lo fa tranquillamente. Ma anche altri. Videl ne fa tranquillamente 10-12 milioni. Coso Kid Buu arriva tranquillamente anche lui a 10 milioni. Ability free. Sì, conosco Hollow Knight. Non mi piace troppo. Gli add di pugni? È una cosa che detesto, gli add di pugni, veramente. Mi stanno sul cazzo, ragazzi. In realtà loro potevo tenerli qua ancora. Potevo tenerli qua ancora. Sì, Kid Buu è molto meglio di Goku Super Saiyan 3. Kid Buu secondo me è molto meglio. Ha meno team. E va bene, ok. Quello non lo neghiamo, è normale. Però preferisco avere meno team, ma essere più forte a prescindere, che un PG che ability free in realtà è quello che richiede di più l'ability.
Perché senza add Goku Super Saiyan 3 fa veramente niente. È brutto, ma non fa niente. Perché dovresti skippare una delle carte più forti del gioco? È quello. No, non capisco perché molti di voi vogliono skippare le carte più forti. Che cazzo c'ha? Scusate, si sta bloccando l'audio a random, scusate, sembra un VCR lì, VHS. Devo cambiare il cavo HDMI, mi sa. Yeah, Super Saiyajin Blue! Peccato, non attivo l'active skill. Peccato. Ma si è anche abbassato l'audio? Scusate. Si è abbassato l'audio. Si è abbassato l'audio. Io non riesco veramente a capire se il cavo HDMI. No, ora sembra normale. Oh. Perché ovviamente sì. Vegeta è morto, ragazzi. Vegeta è probabilmente morto. Io non arrivo a attivare Gogeta. Anche se però vorrei... Fanculo. Vorrei attivare Gogeta, ma mi sa che è morto Vegeta. Beccati stoca! Se gli entra l'add d'ability è morto. Ma è morto, ragazzi, è morto, è completamente morto. Ah, niente add. Possiamo vedere Gogeta, ragazzi? Siete felici? Ah, quel che io screen. Io direi che finiremo il video con quel che io screen. Sì, finiamo il video col che io screen, ragazzi. Poco da dire. Poco da dire. Io per l'anni global dovrei arrivare a 4000 stone, se non di più. Secondo te, se salto l'anni e vado ai KK, ci perdo? Sì, ci perdo. Let's go! Finiamola com'è, è giusto finirla. Questa è la Kyo Screen, ragazzi. Questa qua è la Kyo Screen. Direi che finiamo qua, ragazzi. È stato un piacere. Lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Ultima cosa prima di lasciarci. Il video sull'LG GT lo facciamo con l'altro team. Perché abbiamo già fatto con questo. È fattibile anche l'altro, ovviamente. Però cambiamo team. Giusto così, no? Detto questo, ragazzi, al prossimo video. Ciao a tutti.